Non capisco perché un generale non può avere più di 4 marcatori, che tra l'altro perde in caso una sua formazione esegua una carica, e non ho capito perché li debba poi perdere, e quindi si ricade nel punto 1. Quindi lamenta il fatto che i generali abbiano pochi ordini da assegnare. È vero, ma dovrei ripetere in parte e lo evito, cerco di spiegare ancora un po' di più quello che ho già detto prima. Di fatto, il limite l'ho spiegato prima, il fatto che li perda, che invece mi sembra l'elemento aggiuntivo di questa nuova domanda, è proprio perché si creavano situazioni in cui certi attacchi venivano fatti per portare confusione nell'avversario. La confusione è rappresentata dalla perdita degli ordini. Confusione uguale perdita di tempo. Certe battaglie, e questa ne è l'esempio, si vincono e si perdono per il tempo. Se i francesi fossero riusciti ad attaccare più velocemente Wellington, probabilmente l'arrivo di Blücher sarebbe stato inutile. Troppo tardivo, certo. Anche perché secondo me è una cosa che non va dimenticata e in un gioco da tavolo è facile perdere questa percezione, è la scala di questa Esatto. battaglia. Perché diciamo quello che noi abbiamo qui come una tessera, un piccolo quadratino, in realtà quanti uomini ci Rappresenta può. circa 2500 uomini, quindi Quindi un insieme di unità che devono eseguire tutta una serie di ordini. in realtà muovere questo quadratino Questa è qui quasi una sono. divisione di cavalleria, Quindi quindi quanti uomini stiamo stiamo parlando? ragionando almeno di 2500 uomini, Quindi mediamente. non stiamo dando l'ordine a due persone, ma a 2500, quindi 2100 uomini. chiaramente C'è una accordarle. struttura all'interno di queste tessere, c'è una struttura di unità che devono ricevere ordini. Domanda: assegnare solo due marcatori per ogni generale mi sembra un po' riduttivo, riduce notevolmente la possibilità di impartire ordini a proprie formazioni e unità. Ad esempio, se volessi impartire l'ordine di movimento a un intero corpo d'armata, posso farlo solo dopo numerosi turni. In termini di tempo, ci vogliono 2-3 ore solo per dare ordine di muovere. Che cosa rispondi a questa scelta? Che disgraziatamente a quell'epoca non c'erano né i mezzi meccanizzati né le radio. Di conseguenza, siccome il gioco fa il possibile per ricostruire i limiti comportamentali che erano determinati dai sistemi di comando e di addestramento, non è possibile pensare di fare tutto quello che si vuole. Bisogna inevitabilmente avere dei limiti, altrimenti come giocatori facciamo troppo e non rispettiamo la storia del periodo napoleonico. Quindi diciamo che fa parte proprio della ricostruzione storica il fatto che ci Esattamente. vogliano effettivamente delle ore di Ci hanno gioco. messo delle ore a combattere. Oggettivamente la battaglia di Waterloo è una battaglia molto lunga.